noi ci cuciniamo Max Giusti. Eccoli qua, pronto per la griglia. Benvenuto. Come stai, come stai? È sempre un piacere vederti. Ah, piacere mio, infatti sono tornato perché ci si diverte molto, almeno le ultime volte mi sono molto divertito. Anche noi, anche perché io lo sapevo che nei tuoi spettacoli succedevano un sacco di cose strane, no? Magie, chi scompare, chi riappare, chi leggiamolo sul giornale, chi partorisce addirittura. Ah, sì, è vero, è vero. Che show! Martina nasce dalle risate! Ma che cosa è successo quella volta lì? Fosse... Scusate, non mi sono mangiato un gelato prima di entrare e canticchiavo che mi sono messo qua. No, dicevo, è accaduto, era praticamente, adesso ha 18 anni, quindi è nel 2002 una bambina, uno spettacolo estivo, è nata praticamente durante lo spettacolo, cioè la mamma ha rotto le acque, sono iniziate le doglie e praticamente ci siamo ritrovati il giorno dopo, alle 5 del mattino è nata una bambina. Ma a parte che è una cosa meravigliosa e bellissima, ma che cosa avevi detto di tanto straordinario? Ma che ne so, le solite frescacce che dicono gli studenti, no, in realtà gli studenti non si dicono frescacce, però insomma, io diverto molto il pubblico, almeno cerco di divertirlo, mi diverto anch'io sul palcoscenico, è uno spettacolo che lo fosse lo scemo del villaggio globale, si chiamava, e è accaduto che la terza fila a un certo punto ho visto un po' di marasma, insomma, un po' di movimento e mi sono ritrovato con tre posti vuoti. E che è successo? Guarda, la signora ha rotto le acque e è andata a forza di ridere. Sì, a forza di ridere. Te la ricordi la battuta? Sono donne gravide in questo studio? No, però per fortuna no, che nessuna lo diventerà vedendo anche il parterre che ci sono quello degli autori, quindi per fortuna siamo abbastanza tranquilli. Comunque, l'hai detto tu prima, vi siete ritrovati, hai conosciuto. Sì, è accaduto quest'estate che 18 anni dopo scopro attraverso il mio produttore, mi dice guarda stasera abbiamo dato dei biglietti perché viene Martina, questa ragazza che è nata proprio al tuo spettacolo 18 anni fa, ci ha telefonato la mamma, i suoi amici e per la prima volta è venuta a vedermi 18 anni dopo, è stato molto bello. Abbiamo la fotografia, questo è il sito di Il Quotidiano Il Mattino, la mamma ride troppo allo show di Max Giusti e Martina nasce prematura, dopo 18 anni si incontrano. Beh, chi dei due è Martina si vede, una bellissima ragazza giovane, un vecchio comico, tutto, dopo due ore di spettacolo so in quelle condizioni là. Senti Max, dimmi. Sono tutte mica rose e fiori qui, ridi. Come no? Hanno no, mandato, io dopo un posto incognito non mi fate più piangere perché qualsiasi cosa vedo piango. Bello, da Pechino in poi, sì. Complimenti. Comunque, Martina e la sua mamma vogliono dirti queste cose qua. Stop un attimo, mi devo fermare a bere un gozzo d'acqua, sennò... Ciao Max, 18 anni fa ho partorito e pensavo di fare un parto o cesareo o naturale. Invece ho scelto il parto Max Giusti, il migliore e indolore. Ciao Max, io ti ho già conosciuto, ma volevo dirti una cosa. Se mai dovessi avere dei figli, fammi sapere le date del tuo tour, perché i risultati sono stati ottimi, quindi meglio non cambiare. Ciao Max! Portatemi dell'acqua! Che la diretta non si può fermare. No, siamo assolutamente, no, dicevo... ciao, lascia parlare. Però se volete possiamo intanto preparare, ecco. Lo dico a Fabrizio per la regia, la griglia e chiedere a Roberto di far entrare lo sgabello. Eccola lì la griglia, adesso la vedrai in tutto il suo splendore, sarà lì proiettata davanti a te, accomodati, vieni Roberto. Che devo fare? Roberto. Sono meglio, sono un po' meglio. Grazie. Magari me lo tengo un bicchiere dopo. Scusatemi, ho così contento, il gelato mia. Cantare col gelato, che io canticchiavo col gelato. Eccola. Vabbè. Oh, vediamo. Ti abbiamo chiesto, vieni Andrea, ma tutti per te, ma che è? Ecco, Andrea, noi abbiamo fatto dei programmi, ci siamo divertiti molto. Ma siamo mica al bar, qui tutti, bah, vuoi un caffè, no, un dolcetto? Sto bene. Possiamo ordinare la... una mollichina di quel famoso gelato, quella biscotto. Non esistono, sono ghiotte, è domenica pomeriggio uno spuntino lo fa.
Va bene, sei rilassato? Ah, bene, 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 sì. A posto? Devo tutto guardare a posto? Là. Tu guarda, immaginati, no? Immaginati, c'è un mondo dietro a queste persone. Alcuni ti conoscono, alcuni ti conoscono molto bene, molto, molto, molto bene. Sì, vedo tipo una che sembrerebbe mia moglie, vedo proprio che è mia moglie, sì. Potrebbe avere qualcosa da dirti. Però, insomma, c'è anche qualcuno che ha condiviso con te una bella esperienza recentemente. Sì, un'avventura stupenda. Pechino Express. C'è la signora Teresa, che è un po' la nostra, come possiamo dire, la... Beh, devo scegliere qualcuno? Ma guarda, a raffica chi ti pare. E poi abbiamo anche l'incognita, a proposito di boss, l'incognito, chissà che cosa c'è dentro chiamo quella casella. Chiami tu. Chiami tu, è un'intervista che ti fai su misura. Avanti. Allora, posso sceglierne quanti? Cinque, fino a cinque. Quanti ce n'ho qua? Beh, allora, quattro... Allora, vai, parto, vabbè, da mia moglie, per forza. Perché sono... cioè, devo tornare a casa tra una mezz'ora, quindi... Parto da mia moglie. Tafonata. Ciao amore, secondo te se tu apri il frigorifero e trovi una busta di prosciutto e ti mangi tutto il prosciutto, dopo la busta del prosciutto vuota, dove va messa? Dove va messa? Ma non so cose carine, è che non la c'è, magari succede che mi prendo l'ultima fetta e mi lascio lì la carta, però può succedere per sbaglio, perché magari ti arriva una chiamata, è un famoso produttore, mentre prendi la fetta di prosciutto, tu che ti metti a fare? Beh, sei lì attenta alla carta del prosciutto, senti il famoso produttore che ha bisogno di te per un nuovo programma, e quindi la carta del prosciutto ti viene vuota. Ciao Benedetta, grazie. Torniamo alla griglia. Se no facciamo i conti, la prossima volta non la chiamo più. Se torno nella griglia, mia moglie non la chiamo. Poi, andiamo. C'è un posto di mare? Che ti ricorda quel posto lì? Te lo ricordi che posto è? È Ibiza, no? Maron, Ibiza, ci sto dentro. Ci sei stato mai a Ibiza? Sì, ci sono stato. Allora non lo chiamo, Siccome sono stato, non lo chiamo. No? Eh no, perché sono delle cose che facevi da ragazzo. Tipo? È un'isola felice, Ibiza. È un'isola felice. Ma qui c'è della gente che sa troppo gli affari miei dentro questo programma, cioè mi sembra quasi di finzione. Beh, Ibiza è bella, bella. Apriamo Ibiza? Parliamo di Ibiza, vai, Ibiza. Ma che c'è dietro Ibiza? Ah, ne parlo, cioè non parte il filmato, no, c'ho paura che qualcuno ricorda. È andata bene. Sono andato a Ibiza perché ho fatto le sabbiature a Ibiza, molti vanno per ballare fino al mattino, io facevo le sabbiature, l'aria salsoiotica, respiravo la mattina che fa bene l'aria di mare, c'è il video, che nessuno può testimoniare il contrario. Quanto ci sono state a Ibiza? Ci sono i miei genitori ancora? Sono incinta perché sennò partorirei anche partorisce. Io. No. Allora, succede che io sono partito con gli amici... Ho detto una bugia bianca. Ah, non facevi le sabbiature? No, a volte, al tempo, quando mi sveglio, io a Ibiza per me alle 5, ma ero giovane, vabbè, te la racconto, mi congedo militare, parto, arrivo militare per una settimana con i miei amici per stare a Ibiza e praticamente, che succede? Che mi trovo particolarmente bene, allora faccio, scusa, ma dovevo tornare, io telefono a mio papà e dico... Papà, guarda, ho trovato lavoro in un villaggio turistico, faccio l'animatore. Sì. Non era vero. Io lavoravo in un ristorante, in un pub ristorante del porto di Ibiza e facevo il butta dentro parlando spagnolo. Mi piace chiamare Manuel. José Manuel, tu chiedi il ticket per pacià? Io te do il ticket per pacià, non ti ha nessun problema dell'artello, no? Poi vieni qui, toma una copa e tu puoi stare tutta la noce e te do il ticket per pacià. In realtà... Io davo un biglietto per il Pascià e gli altri 20 davo biglietti per le discoteche, quelle già gratuite di loro, no? E io mi prendevo il 15% su ogni bevuta, quindi ho scoperto questo meccanismo. Andavo a dormire tipo alle 9 del mattino vestito come posso dire, un po' Bruce Prisley, anzi, no aspetta, Bruce Prisley, no, perché volevo... Sì? Volevo nominare un'altra persona, ma ho scoperto adesso... Andavo vestito con tutte frange, mettiamola così. Andavo vestito con tutte frange, a torso nudo, con i capelli una volta verdi, una volta gialli, e temevo che qualcuno di quelli che ho, diciamo, bonariamente ingannato e confuso fosse dietro al video, ho scoperto che è andata bene, quindi insomma. Vabbè, però andate a fare le sabbiature Ibiza, date retta a Max, sta così bene. Andiamo avanti, Max. Andiamo avanti. Non perdiamoci questo ritmo. Ho un po' paura. Beh, dai, la... Marco e la signora Teresa, quelli li voglio sentire per forza, quindi andiamo su... Prima la signora Teresa, faccio soffrire Mazzocchi, vai. Vai. Arriva la signora Teresa. Eccola qua. Per avere il tuo numero di telefono, una donna, che deve fare? Andare a Ibiza, signora.
Ma no, ma non è che... No, no, perché deve fare? Che deve fare? Niente, niente. A parte andare sull'elenco che ancora, diciamo, più o meno ci stai. Ma no, io non, da anni non c'ho più questo problema. Però alla signora Teresa il numero di telefono l'ho dato. È una storia particolare, Teresa, perché era una signora che era nel pubblico di Affari Tuoi ed era sempre carina, gentile e praticamente voleva venirmi a vedere in radio, voleva venire in radio a vedermi e non la facevano passare perché era, diciamo, come ti posso dire, era un po' poco cool, ok? L'idea che una signora grande fosse in radio, spesso le facevano difficoltà ad entrare e io ho preso lei, un'altra signora, e ho detto a queste signore, proprio all'intendenza, ho detto a queste signore sono sempre mie ospiti. Siamo diventati amici, è venuta a fare anche diversi programmi con me, ne ha fatti anche altri, perché lavora più di me in questo periodo, la signora Teresa, ne parlavo, perché è simpaticissima e le voglio veramente molto bene. Diciamo, si fa prendere in giro, una virtù molto rara per le signore grandi, no? E le voglio veramente molto bene. Grazie molto Max, grazie signora Teresa. E poi lui, lo chiamiamo? Che lo chiamiamo? Beh, Mazzocchi, come non chiamarlo? Va, chiamiamo Marco, sentiamo che c'ha da dirmi. Sì. Ciao gladiatore, come stai? Tutto bene? Siccome un anno fa di questi tempi stavamo facendo i bagagli per un'avventura piuttosto estrema, mi è venuto in mente, ma se la prossima avventura noi ce la facessimo sull'Everest, che dici? Io sono pronto. Tu pure? Si è gasato troppo Mazzocchi, si è gasato troppo, perché Marco, con Marco eravamo già amici, ma questa esperienza ci ha fatto diventare quasi più, proprio fratelli, infatti lui mi chiama frate, bro, perché lui è più giovanile di me, bro, frate, e a Pechino Express siamo stati veramente molto uniti, e quindi, però, che succede Francesca? Che lui è un pazzo furioso, cioè non dorme mai, adesso sta, cioè, e tu, lui se c'è da fare una cosa estrema la fa, poi la sbaglia, perché la sbaglia 100.000 volte, perché si emoziona, fa, però è sempre il primo a partire e secondo me, come racconta lui queste cose qua, queste esperienze, credo che ne faremo altre, insomma, di queste esperienze qua. Sull'Everest o no, chissà, sempre un'impresa ardua sarà. Posso dire? Facciamo una prova sul Terminillo, poi vediamo come va e male che vada, andiamo, perché subito andare sull'Everest. Senti, lo faccio io, dai, mi prendo questa responsabilità. Abbiamo messo lì un punto interrogativo. Ah, pensavo di andare sull'Everest, che andavi al posto mio, io ti facevo andare, ma con grande gioia. Che non è una foto. Sì. Chissà che cos'è, lo vediamo? Via. E adesso arriva un duo di imitatori, Giusti Pizzalis, vai! Giusti Pizzalis, il campionato mondiale è giunto al termine. Scusate. Sciaguratamente per la nazionale italiana. Grazie, grazie. Ed ecco che arrivano le posizioni più prestigiose, vai! Allora, al terzo posto, Massimiliano Giusti, 186 voti. Posto c'è Giorgio Panariello con 192. Più o meno con i capelli, sì, stavo così. C'era Gigi Sabani, Pippo Franco, Lubrano. Sì, è una... Sai, vedendo questi immagini, a parte saluto Emilio Pizzalis che mi ha fatto questa avventura bellissima, tra l'altro è un bravissimo imitatore, ma quello che rivedere queste immagini mi fa pensare proprio a, cioè, un ragazzo che parte dalla periferia, che c'ha proprio un sogno, dove nessuno dice ma dove vai, cioè quando andava a fare queste cose tutti mi dicevano ma che vai a fare, ma che ti sei messo in testa, crederci così tanto e rivedermi mi dà una sensazione molto, molto bella, insomma. Un sacco di voti, sei stato premiato, sei arrivato terzo. Sì, sono arrivato terzo, meritavo di vincere, ma a parte questo... ma c'era Panariello! Sì, quella era tutta acchittata, Panariello lo sa, lo meritavo io, non sto scherzando. No, è che... sai cosa c'è? Io credo che quell'immagine là, per me è un'immagine fortissima che vorrei girare a tutti quelli più giovani di me,
che voglio fare questo mestiere, cioè se ce l'ho fatta io ce la potete fare tutti, quindi provateci, perché non mi è mai piaciuta una cosa di quelli che quando c'è un nuovo ragazzo, un giovane, ma tutti vogliono fare questo mestiere in Italia, voi credete in voi stessi, no, non mi piacciono i colleghi che frenano gli altri, provateci e giocatevi la vostra strada. Poi c'era Aldo Biscardi che... Aldo Biscardi mi ha portato tanta fortuna, mi ha portato tanta fortuna e lo voglio veramente salutare, lui e tutti e le sue figlie, la sua famiglia. Una delle, tra l'altro, imitazioni più riuscite di Max. Assolutamente, Giusti. È stata una cosa meravigliosa, come mi fate, ma fanno, non mi ha fatto nessuno. Mi telefonano, come mi fate, ma mi ha fatto nessuno. Ascolta, ti resta ancora qualcuno da scegliere, l'ultima scelta, su chi cade? Allora, beh, dai, prendiamo la signora orientale, dai, la signora orientale. Voglio provare, vediamo. Ascoltiamo cosa ha da dirti. Ah, sì, sono le istruzioni... No, perché essendo un pochino imparato... No, che ridi? Per esempio, le istruzioni di quando trovi il cellulare spento nell'altro. The customer you have dialed is elevated left moment. E quello invece è in... Vabbè, vediamo se ti ha chiesto proprio questo. Sì, vai, vediamo. No? Cosa cambieresti? Tuo fisico o tuo carattere? Il fisico. Fisico tutto. Già cammino come John Wayne da quando avevo 20 anni, con i piedi piatti. Sono dinoccolato, sono rigido. No, il mio carattere no. Magari sono un po' sensibile, come tutti noi che facciamo questo mestiere qua, ma il mio carattere no. Credo di avere un discreto carattere, però sul fisico, tanto ormai lavorarci è tardi. Lavoreresti ancora sui capelli? Ah, no, ho già dato sui capelli. Ho finito tutte le scorte di shampoo alla jojoba che c'avevo, quello che gonfia tanto il volume. Grazie, Max Giusti! Grazie a voi, l'acqua me la tengo. Scusate la tosse dell'inizio.